Ciao a tutti amici sul Custo e rieccoci con la nostra serie albanese. Gli Stati Uniti sono entrati negli alleati e adesso sì che si gioca. Ho messo le cuffie giuste? Sì, sento gli spari, ok. Perché sono qua a lavoro, cioè con le cuffie accanto, ho le cuffie da lavoro e ogni tanto mi dimentico di cambiare cuffie, quindi niente. Allora, cosa dobbiamo fare? Sto provando ogni tanto ad attaccare questa provincia, così magari ci unifichiamo, però è stracomplesso, hanno un sacco di truppe. E qua mi continuano ad attaccare. È un po' tesa la situazione qua, a dire il vero, perché... Ok, no. No. Prima eravamo a 40, ora 59, 60... 40... 40! Facciamo che mando un'altra truppa qua. No, vuole andare per... Ok, così me lo fa fare. Spero che non mi attacchi nessuno. Ok. No, stai qua. Ok, così abbiamo 4 divisioni, una Space Marines e 3 normali di difesa costiera. Abbiamo sbloccato i treni. Ottimo. Andiamo di Armored. Non so quanto mi convenga. Non so parlare. Qua l'antiaerea. Facciamo i radar. Ok. Ora sono molto più difesi. Qua. Ah, i treni. Facciamo reliability. Abbiamo i punti per i Mountaineers. E appena sblocco i Rangers ce li metto. Stanno riprendendo la Grecia. O non erano riusciti a conquistarla tutta? Non mi ricordo, non l'avevo guardato, cioè non l'avevo notato. Non saprei. I russi come sono messi? Non sono ancora riusciti a prendere Sevastopoli. E questo è un bene. E questo è un gran bene. Leningrado non è ancora circondata, non hanno preso Rostov, Stalingrado. Ok. Buono. Appena abbiamo 100 di political power, quasi quasi, gli mando un attaché. Qua abbiamo fatto il focus, facciamo anche field peace research. Ok, hanno preso anche Corfù. Cioè, non hanno ancora preso Corfù, ce l'hanno gli alleati. E qua mi sembra che ci siano meno truppe del solito. Infatti, sì, stiamo pushando. Buono, dai. Buono. Intanto, visto che anche il nostro leader ha sbloccato Hillfighter... quanto gli manca per Infantry Leader? Pochissimo, ok. Tra poco gli mettiamo anche Infantry Leader. E abbiamo preso la provincia. Allora, facciamo così. Tu cosa ti sei beccato? Infantry... Ah no, ti sei beccato Trickster. Improvisation Expert. Ok. Allora, facciamo così. Togliamo tutto. Togliamo tutto. E difendiamo Durazzo qua e qua. Ok. Così ci teniamo tutto. Buono, ci teniamo tutta la costa. Ottimo. Ottimo. È entrato il Messico? Ho flashato? Sì, è entrato il Messico, ottimo. Più truppe e più cose contro i tedeschi. Qua, cosa gli posso darmi? Army Organization, Entrenchment Specialist. Organization. No, diamogli Organization. Mountain Infantry fatto, potenziamolo ancora. Bono. Ci attaccano. Ok, ci attaccano ma non molliamo. Mettiamo l'Army Organization, se c'è. Ah no, ce lo mette come Chief of Staff, Chief of Army. Ok, niente. Non lo voglio fare.
Potrei mettere army regrouping, che ci dà recovery rate, però no. Ah, è stata annessa. Prima c'era lo stato polacco, è stato annesso dalla Germania, allora. Niente. E la Bulgaria non è ancora entrata. Ottimo. Godopoli. Ok, il Sudafrica si prende la responsabilità delle colonie africane. Zio, quanto è diventato grande il Sudafrica. Mamma mia. La Grecia, ah, la Grecia sta un po' perdendo. Stanno un po' perdendo colpi. Rivolta polacca? Ah no. What? Come rivolta polacca? Non so, è riuscita la Polonia, sempre alleata con la Germania. Va bene. Intanto la Slovacchia è diventata un subject dell'Ungheria. Va bene. La Romania ha qualcosa? No. Niente. Ok. Manila è caduta. Le Filippine sono cadute. Poi abbiamo qualcosa. Commandeer Civilian Trains. Ci serve? Needed 0. Ok. Grazie del convoglio. Per cosa usiamo i convogli? Scusatemi. Stiamo importando qualcosa? No, allora per cosa? For supply. Ma supply di chi? Supply di cosa? Ah, qua perché ci vengono i convogli, ok. Ma non capisco. Quanta popolazione abbiamo perso? 18.000? Abbiamo perso 18.000 persone? Va bene. Greece, Italy... Zio, 163.000 all'Albania, all'Italia abbiamo inflitto. Loro quanto? 9.000, quasi 10.000. Ma è tantissimo. È tantissimo. Miglioriamo la production dei carri. Adesso come siamo? Non ci manca nulla. Ok. Intanto Nicaragua e Guatemala entrano negli alleati. No, la Russia sta pushando, però noi non abbiamo le risorse per aiutarli. Quindi ci tocca aspettare. Appena abbiamo il political power, prendiamo service by requirement. Che ci aumenta da 5% a 10%, che è un bel po'. Un bel po'. Intanto noi livelliamo i nostri generali. Excavation 2. Anche Honduras entra negli alleati. Allora, infantry leader ce l'hai già, buono. Engineer ti manca un pochino. Commando no. Skill staffer neanche per il sogno. A te infantry leader manca davvero poco. Trickster, anche quello pochissimo. Engineer, poco. Organizer e skill staffer, neanche per il sogno. Ok. Site and Airborne Unit. E cosa ci dà? Boh, non lo so. Facciamo Communist Diplomacy. Dato 35 giorni, no problems. Riusciamo ad avanzare? Ad avanzare?
Ora ridistribuiamoci, tanto ci saranno i russi a difenderci. Ok, ora da qua a qua facciamo un bell'attacco lì. Fermi. Tu fermo. Fermi. Ancora. Ok, mi sa che stiamo perdendo un sacco di popolazione. Sì. Sì. German Reich. Kingdom of Albania non ci esce proprio. Qua niente. Ok. Mi sa che dobbiamo aspettare un pochettino. Mi sa che dobbiamo aspettare. Qualcuno ci vuole dare i convogli. Buono. Dobbiamo aspettare il political power, così ci prendiamo il manpower. E qualcuno... Ah, vogliono invadere la Russia, non noi. Non hanno ancora preso Rostov. Non hanno ancora preso Mosca, o Kalinin, o Leningrado, o Stalingrado, o Sevastopoli. Quindi... li hanno buttati via dalla Crimea. Ottimo. Qualcun altro che vuole darmi convogli? Grazie mille. Ok. Ok, Godop. Sono sbarcati in Francia. Sono sbarcati in Francia e anche in Belgio, vicino a Dunkerque. No, non è Belgio questo. Oh sì. Sì, è il Belgio questo. Questa è la Francia. Radio, ricercate. Facciamo il decimetric radio. E qua cosa stiamo facendo? Tirana? Ma dove? Nella capitale? Sì, nella capitale. Facciamo che dopo quello ci facciamo un nubello radar. Anzi, sapete che cosa? Facciamolo subito il radar. Così magari ci dà una mano. Un altro convoglio. Ma grazie Honduras, siete fortissimi. Li hanno buttati via dal Belgio. Però hanno Cherbourg, hanno Le Havre e hanno un sacco in Francia. La Rochelle, Nantes e tra poco anche Bordeaux. Communist diplomacy fatto. New Schools of Modern Teaching. Così ci dà un research slot. Qua, Cold Weather Specialist? No. Cazadores e Special. Perché in spagnolo? Vabbè, ci dai Rangers. Ok. Qua, Edit. E mettiamo Rangers appena abbiamo dell'esperienza. Attaccate anche voi. Abbiamo il political power per fare service by requirement. Ok, qua fermatevi. Perché sto facendo questo tira e molla? Perché ogni 24 ore vengono resettate viene resettato il livello di esperienza e quindi guadagni più esperienza se attacchi, blocchi ogni tipo 24 ore. Tutto qui. E visto che li voglio far livellare, preferisco fare così, senza sprecare un sacco di popolazione. Quanto ci manca? Allora, Infantry Leader manca pochissimo davvero. Rickster, anche questo, manca poco. Artiglieria potenziata. Andiamo avanti, sempre con l'artiglieria. Fermatevi. Riprendete un po' di organizzazione, un po' di supplies, un po' di popolazione. E andiamo ora.
fermi. Infantry leader, ottimo. Ok. Ora, no, non abbiamo political power. Sto ragionando come se avessimo un sacco di political power, invece non ne abbiamo, cioè ne abbiamo zero, quindi non saprei. Ora è un gioco di grinding adesso. Stessa cosa in Russia, non stanno avanzando, ma non stanno avanzando nemmeno i russi. E da noi siamo fermi. Siamo fermi tutti quanti. Dobbiamo aspettare che succeda qualcosa in Europa che tolga risorse alla Germania. Hanno preso Calais. Però Calais non ha un porto, quindi serve Dunkirk. Ok. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, ci sono i russi che stanno mandando un sacco di rinforzi. Spero verso di noi, non lontano da noi. Adesso vediamo quanto ci mettono. Però mi sa che sono in guerra, tipo. Cioè, sono in battaglia. Perché sennò non c'è spiegazione. Ah, non lo so. Però abbiamo un sacco di truppe qua sul nostro territorio. Excavation, potenziamolo. Quanto stiamo producendo? 10. Ok, pian piano stiamo... Non abbiamo produzione di armi. Quante ne abbiamo? 900. Però abbiamo un sacco di artiglieria. Ci serve tutta questa artiglieria? Non penso. Togliamolo. Ok, quando avremo abbastanza fabbriche faremo un'altra di... cioè faremo un'altra produzione di artiglieria. Però per adesso non ne abbiamo. Ok. Quanto ci mette a costruire 4 forti? Io non le capisco. Ok, è entrata nell'asse la Bulgaria, tra poco entrerà in guerra. Infatti, ho parlato. Le nostre truppe sono allenate? Quasi. Quasi. E abbiamo pochissima manpower. Perché continuiamo a perderla? 44.000. La maggior parte contro il German Reich. Italia. Abbiamo 166k di danno. Ok. Vabbè. Ah no. Perché noi siamo qua? Boh, ha messo di qua l'asse. Italian Soviet War. Ma è l'Italia che ha attaccato. Perché gli italiani c'è l'asse come defender? Ma scusami, ma non è il Soviet Union che ti ha attaccato? Minchia, il Soviet Union ha perso 3 milioni, quasi 4 milioni di persone. Sono sbarcati a Roma! Ok, l'Italia tra poco collassa. Adesso prendono Napoli e l'Italia collassa. Ormai è tagliata in due, devono prendere Pescara. Pescari. E gli albanesi che mi seguono sapranno cosa ho appena detto. Che sicuramente ho detto male. E sicuramente ho detto male. Dai, voglio vedere l'Italia che collassa. Intanto qua in Francia... sì, la mia paura si è avverata. I francesi di Vichy hanno coperto l'avanzata degli alleati. E niente. Intanto qua... Cioè, sono contento che non siamo ancora capitolati. Quello, sono molto contento. Allora, facciamo che mando... anche questo in attacco, questo Space Marine. Ma sai che c'è? Tanto ci sono i russi che mi stanno difendendo. Facciamo un bel fronte di attacco e ci prendiamo questo. Ora, fermati, non ti allenare più. Allora, mi allontano un po' perché sennò mi distruggono le orecchie sti aerei. E vai. No, ma non attaccare anche di là. Fermo. No, devo fare l'attacco con questo. Ok. No, fermo. No, spreco manpower e poi popolazione se faccio sta cosa.
Intanto mi stava attaccando anche Corce, ma io voglio soltanto questa. Questo forse. No, 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 rimandiamo le nostre truppe a casa. Rimandiamo le truppe a casa perché sennò non difendiamo più. No, Mosca è caduta. Rostov non ancora. Sevastopoli tra poco. Mosca è caduta. E anche Kalinin. E stanno circondando Leningrado. Non è un bene. Allora, io direi, finiamo qua la puntata. Noi ci vediamo alla prossima e bella.